Bene, eccoci in una nuova puntata di Scratchpedia, che come sapete è una rubrica di tutorial per approfondire o scoprire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi rispondo alla domanda di un bambino che mi ha chiesto: Cyberpara, come si fa a simulare in Scratch la profondità? Beh, mi ha chiesto: io voglio che uno sprite appaia come se stia in lontananza, da in lontano, e poi si avvicina verso di me. Come si può fare questa cosa? È una domanda molto interessante, perché appunto è il concetto di profondità da realizzare in un ambiente come Scratch, che come sappiamo è un ambiente bidimensionale, quindi non c'è la tridimensionalità in Scratch. Quindi, per spiegarci un po' meglio che cos'è che vogliamo ottenere, facciamo qui una simulazione con questo sprite, con il gatto, e come vedete il gatto adesso è qui vicino alla mia bocca. Adesso se io lo muovo e lo avvicino verso la webcam, come vedete abbiamo un effetto di, appunto, di profondità, cioè il gatto si allontana e si avvicina, ma quando si allontana, vedete, ha una sua dimensione. Quando si avvicina, come vedete, va a coprire anche la mia faccia. Quindi il gatto sta crescendo di dimensione e quando si allontana sta diminuendo. Ovviamente il gatto non sta cambiando la sua dimensione, ma è appunto un concetto di prospettiva e di profondità. Quindi andiamo a vedere come si fa questa cosa con Scratch. Quindi andiamo a creare un nuovo progetto. Quindi ci scegliamo subito uno sfondo che ci possa aiutare a comprendere meglio questo concetto di profondità. Scegliamoci piscina, savana, scuola, prendiamoci un esterno, la giungla, ecco, mettiamoci nella giungla. E poi scegliamo uno sprite che non sia il solito gatto, ma uno sprite che ci guarda. Che guardi verso di noi, gallina, il lama, ecco la scimmia dovrebbe andare bene. Quindi abbiamo una scimmia nella giungla, eliminiamo il gatto che non ci serve e innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è cambiare la dimensione della nostra scimmia, perché dovrà apparire ad esempio in sottofondo, come se fosse appunto in lontananza, per poi avvicinarsi verso di noi. Quindi andiamo nella categoria dell'aspetto, che come sapete regola tutto quello che riguarda appunto l'aspetto dello sprite, e qui abbiamo a disposizione due istruzioni che riguardano la dimensione. Una è porta la dimensione a un certo valore in percentuale e poi cambia dimensione, che la utilizzeremo tra qualche minuto. Ora, all'inizio dei tempi, per definizione, ogni sprite ha la dimensione al 100%, che significa che è grande quanto è il disegno del suo costume. Ok? A seconda di quanto grande io faccio il disegno del mio costume, quella è la dimensione del 100%. Ora, siccome vogliamo che in questo caso appunto la scimmia al 100% è così, noi vogliamo che sia molto più piccola, perché dovrà apparire in lontananza. Quindi la facciamo al 35%, proviamo un po' al 35%. Direi che il 35% è una dimensione che ci è utile per questa simulazione. Ovviamente cominciamo con la bandierina, quindi quando si clicca su questa bandiera, sulla bandierina, la prima istruzione, la prima cosa da fare è dire qual è la dimensione di partenza della scimmia, che è il 35%. Ora però dovremmo anche posizionare la scimmia sullo schermo. Siccome vogliamo che stia in lontananza, la mettiamo più o meno in questo punto. Mi sembra che sia una giusta posizione, in maniera tale che poi la faremo avvicinare verso di noi. Ora, una cosa importante sempre da ricordarsi è che all'inizio di ogni programma noi dobbiamo stabilire sia la dimensione che vogliamo che abbia lo sprite alla partenza, ma soprattutto anche la posizione. E di solito molti si dimenticano di questa cosa, cioè di definire qual è la posizione di partenza dello sprite. Se io non la definisco all'inizio, magari la metto a mano qui, ma poi dopo lo sprite si muoverà, e quando andrò a rieseguire il programma, però lo sprite partirà dall'ultima posizione che ha acquisito, e quindi magari non ci funziona più il nostro programma. Quindi mi raccomando, ogni volta posizioniamo
posizionate lo sprite nella, appunto, nella posizione, nelle coordinate iniziali, e sapete che l'istruzione per farlo è vai a. Il vai a in questo caso è già compilato nelle sue coordinate x e y perché sono i valori di dove io ho posizionato manualmente la scimmia. Quindi la cosa migliore è posizionare manualmente la scimmia e poi prendere il vai a che viene automaticamente, diciamo, compilato nelle coordinate giuste x e y. Per intenderci, se io eseguo questo programma, la scimmia si sposta nella sua. Non l'abbiamo vista muoversi perché, diciamo, la porta già nella posizione iniziale. Se io sposto la scimmia qui e vado a eseguire il programma, la scimmia torna nella sua posizione iniziale. Ecco, queste istruzioni iniziali sono fondamentali. Ora noi vogliamo che la scimmia si muova. Per farlo abbiamo vari modi. Quello che vi propongo io è di usare il movimento della scimmia sull'asse verticale, perché la scimmia si deve venire verso di noi, quindi si deve spostare sull'asse verticale, che come sapete è l'asse delle Y, mentre l'asse delle X è quello orizzontale che va da destra a sinistra, quello verticale va dall'alto al basso. Quindi ci proponiamo di utilizzare l'istruzione che ci permette di cambiare in questo caso solo il valore di y della scimmia sull'asse verticale, quindi dall'alto al basso o viceversa. Vediamo che succede se io clicco ad esempio più volte su questa istruzione. Vediamo che la scimmia se ne va di 10 passi ogni volta verso l'alto. Quindi riposizioniamo. Ora però noi vogliamo che la scimmia venga verso il basso perché poi dovrà venire verso di noi, quindi vada verso il basso. Se cambiare la y di 10 ti porta verso l'alto, quindi diciamo per farla andare verso il basso dobbiamo mettere un valore negativo, quindi ad esempio meno 10. Vediamo se così funziona e vediamo che la scimmia si sta muovendo verso il basso. E ovviamente non vogliamo farlo a mano, ma vogliamo che questa cosa sia automatica e quindi possiamo usare un'istruzione ripeti che ci permette di ripetere tante volte tutto quello che è all'interno di questo blocchetto. Nel nostro caso vogliamo ripetere tante volte questo cambia y di meno 10. E se lo ripetiamo 10 volte, ogni loop, ogni ciclo, come si dice, si sposterà di 10 passi, alla fine si sarà spostato in questo caso di 100 passi. Vediamo che accade. Vedete, la scimmia si sposta. E mettiamoci una pausa qui in mezzo e per renderlo un po' più fluido mettiamoci anche una pausa tra un ciclo e l'altro, magari di 0,1 secondi, e andiamo a vedere che cosa accade. Vedete che la scimmia si sposta verso il basso. Però non ci sembra che si stia avvicinando a noi, ci sembra che si stia solo spostando, non ci dà la sensazione di profondità. E quindi dobbiamo aggiungere un elemento fondamentale, quello che abbiamo visto prima nella nostra simulazione con il gatto, e cioè quello di cambiare la sua dimensione. Quindi torniamo sempre nella parte aspetto e invece di usare l'istruzione porta dimensioni, useremo l'istruzione cambia dimensione e la metteremo all'interno del nostro ciclo di loop, che significa che ogni volta lui si sposterà di 10 passi verso il basso, la scimmia, ma cambierà anche la sua dimensione, in questo caso aumentandola di 10, cioè del 10%. E vediamo se questo programma fa quello che ci aspettiamo. Scimmia si posiziona ed ecco qui che adesso sì che abbiamo una simulazione di avvicinamento. La scimmia ci appare proprio come che si sta avvicinando verso di noi perché appunto da piccola diventa più grande e sembra appunto che si stia muovendo. E è chiaro che possiamo giocare cambiando questi valori per ottenere una durata più lunga del percorso, e la scimmia può avvicinarsi ancora di più e così via. Se volessimo ad esempio che la scimmia torni nella sua posizione di partenza e ridiventando piccola, non dovremmo fare altro che duplicarci tutto quel blocco
E a questo punto, invece che cambiare la y di meno 10, dobbiamo, non dobbiamo più andare verso il basso, ma dobbiamo andare verso l'alto, quindi la y la cambieremo di 10, ma la dimensione non dovrà più crescere, ma dovrà diminuire, quindi non, dovrà andare a meno 10, quindi non più crescere di 10, ma diminuire di 10. Vediamo in questo caso che cosa accade. La scimmia si avvicina verso di noi e poi di nuovo prende a riallontanarsi. Ecco, in questo modo, con queste, giocando su questi due, su queste due variabili, su questi due, diciamo, oggetti che sono il movimento, quindi la coordinata, in questo caso delle y, e la dimensione, noi siamo in grado di creare questo effetto di profondità, in Scratch. Quindi, direi che per questo tutorial è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao, arrivederci.